troviamo a Parigi durante la mostra di anniversario dell'associazione artistica della prefettura della polizia di Parigi nel 2008 e era una mostra sul tema di Venezia e del Carnevale di Venezia. Si svolge nell'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville è il municipio principale, il grande municipio di Parigi. E questa associazione, comunque, un po' si tratta tutti, tratta le diverse arti, come per esempio la pittura, la scultura, la poesia e la fotografia. Sono sessioni e hanno la particolarità di avere degli aderenti, dei membri, soltanto pareneggiati. Pareneggiati dalla polizia o soprattutto da un membro. Allora spieghiamo, se magari abbassiamo un attimo il volume della musica. Questa è la gendarmeria in Francia. No, la polizia. No, questa è la polizia di Francia. Sì, perché è un'associazione artistica della polizia di Parigi, perché nei carabinieri non penso che hanno una grande associazione così, perché è famosa a Parigi. Hanno il sostegno, hanno il sostegno del prefetto. Però anche in Italia c'è l'Associazione Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, è vero colonnello? L'Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri c'è anche in Italia? Abbiamo l'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, che abbraccia molte iniziative, anche iniziative d'arte, però sono prettamente locali e vengono poi diffuse sul giornale Il Carabiniere quando assumono le forme più importanti che possono interessare anche la popolazione. Il giornale Il Carabiniere è un giornale diffusissimo, è nato, adesso non ricordo bene la data, ma subito dopo la nascita prese piede in tutta Italia e abbiamo, credo, più lettori fra, diciamo, i civili che non fra gli stessi carabinieri. Molte persone chiedono di avere l'abbonamento per tenersi al corrente sulle vicende più, diciamo, meno professionali ma più umane dell'arma. Grazie. Noi naturalmente ci rivolgiamo al colonnello perché è una fonte storica. Comunque. Sì, no, io volevo dire, mi sembra di capire che questi poliziotti, non la gendarmeria, anche se dall'anno scorso hanno riunificato i due corpi, sono artisti. Sono artisti, poliziotti. Che stanno anche in Italia. Però devo dire una cosa, che questa associazione, almeno rammento, che è nata dopo che i francesi hanno imparato da noi il mistero della tutela del patrimonio artistico, perché in Francia non esisteva, ce l'avevamo solo noi dal 69. Quindi sì, associazione ha soltanto 80 anni. Sì, però questi sono artisti, non sono, diciamo, a livello di operatore di polizia. La tutela del patrimonio artistico era solo italiana. Poi, grazie al fatto di collaborare per la ricerca delle opere d'arte, anche in Francia hanno realizzato questo comando. Poi loro hanno avuto l'accortezza anche di fare un'associazione di pittori, di artisti, che ce l'abbiamo anche in Italia. Adesso qui sì, però sì, diciamo, sì, è stata istituzionalizzata da un'ottantina d'anni con l'aiuto del prefetto. Però anche noi a livello appunto di Associazione Nazionale dell'Arma in Congedo ne facciamo tante di queste. Sì, sì, vengono sì, curate soprattutto a livello locale, capito? Perché sì, ogni comune ha una sede di ANC. Solo due parole così poi lasciamo a Maria. Il colonnello
Volevo aggiungere proprio per informazione che è poco diffusa, l'Arma, il Comando Generale, organizza da molti anni, ogni anno, un premio letterario dedicato principalmente alla poesia, dove non c'è nessuna classifica e tutti i militari dell'Arma o loro familiari possono concorrere e presentare le proprie opere. Il Comando Generale le pubblica e rilascia gli attestati. Il racconto in giallo. Allora, chiedo scusa, se no tra due carabinieri è sempre scomodo stare in mezzo a due carabinieri. Finisci, Maria? Sì, sì, sì. Sì. Porta ieri. Esatto. Allora, colonnello, no, no, va bene, va bene, va bene, va bene. Facciamo. Esatto, capitani Gnulli, hanno soltanto 80 anni perché festeggiano in novembre a Parigi il loro anniversario e per questa ragione che abbiamo fatto questo scambio tra i carabinieri italiani e francesi, perché sono membra e sì, loro mi hanno chiesto di portare i saluti perché dovevano venire in due o tre, ma sono in servizio, non hanno potuto scendere. E io sono un membro dell'associazione da alcuni anni e per questo mi hanno chiesto di portare questo da parte del presidente e di dire anche che i carabinieri italiani sono invitati a Parigi, nel municipio di Parigi, per partecipare alla loro grande festa e di anche partecipare a una mostra, perché vogliono anche scambiare i quadri e le opere. E sono anche invitati il presidente Roberto e anche Dario Chiavarini, sono invitati a Parigi. E sì, allora mi hanno detto di portare questo per voi, questo documenti per il capitale, fatti come vuoi. Questa lettera per chi è? Questa lettera per chi è? Non so. Per voi, ma è il siglo. Sì, sì. Per lei. Grazie, grazie. Sì, può. Sì, sì. Sì. Allora è una foto perché il presidente è su argento, una foto su argento perché il presidente è un fotografo. Ho capito. E questo è fatto con un metodo che si chiama il biseau francese, perché è lui è il presidente che fa tutto il quadro. E il presidente si chiama Jean-Pierre Demeur, con il vicepresidente Patrick Viot, che ha già fatto il premio. Allora, noi abbiamo già individuato alcune figure di carabinieri, ci sarà anche uno della Guardia di Finanza, un artista della Guardia di Finanza, e forse un poliziotto? Ci sarà dunque Francesco D'Elia, e Salvatore Pulieri, e ci dovrebbe essere Agnello Palmieri. Esatto, della Guardia di Finanza. Della Guardia di Finanza. Va benissimo, grazie. Il premio ciao. All'associazione. Sì. Buongiorno a Parigi, alla Francia. Il microfono. Sì. Je voudrais dire donc merci à notre association de Paris, aux artistes de Paris, et je leur adresse également toutes les salutations et le bonjour des artistes et de notre président italien. Buongiorno Italia in arte, buongiorno Roberto e Dario Chiavarini. Vi presento il presidente Jean-Pierre Demeur con Patrick Viot e Carmen. Carmen Juarez Medina. Sì, è meglio così. De l'association artistique de la préfecture de police. Je remercie donc l'association Italia in arte de nous avoir offert ces trophées.
ses diplômes. Et puis on remercie Maria aussi de nous avoir représenté. Et on remercie particulièrement donc Roberto Chiavarini qui nous a offert ces deux magnifiques dessins, ainsi que le dessin qui représente les carabiniers, voilà, l'arma des carabinieri. Voilà, nous sommes très heureux en plus de vous accueillir au mois de novembre pour à nouveau vous rencontrer puis vous offrir aussi des choses. On vous réservera la surprise. Si ringrazia tutta Italia in arte con i suoi direttori e il suo regalo, le sue pitture, e anche è contento di poter ricevere a Parigi i carabinieri per la loro mostra. Merci encore pour ces magnifiques trophées. Ils sont d'un sculpteur impeccable. Encore merci. Anche grazie a voi. Carmen. Molta grazie all'associazione artistica Italia in arte per il premio Salvo d'Acquisto della parte, e molta grazie della parte dell'associazione della prefettura di polizia. Bene, bene, non è necessario fare la traduzione. Patrick Villot. À te. Bonjour et merci à tous les organisateurs de nous avoir offert ce prix et cette reconnaissance. Donc on vous attend tous au mois de novembre avec la section des Beaux-Arts de l'association et toute l'association à la mairie du 6e arrondissement à Paris. À bientôt, merci. Patrick Villot, il vice-président de l'associazione et anche caricato dalla sezione di artistica dell'associazione, è contento di ricevere e di aspettare gli artisti dei carabinieri al municipio di Parigi nel 6 arrondissement.